Carovana bianco-verde da Avellino a Rieti, sede dello spareggio tra l'Avellino e la formazione sarda dell'Anusei per l'accesso alla Serie C. E l'Avellino festeggia l'inviato Nello Di Costanzo. Dopo 10 vittorie consecutive in campionato, l'Avellino doveva solo superare l'ultimo ostacolo, lo spareggio con i sardi del Lanusei per accedere in Serie C. Missione compiuta sul campo di Rieti al termine di una partita giocata con grinta e concentrazione. Nella prima mezz'ora le squadre si sono studiate, il gioco è stagnato a centrocampo con leggera supremazia territoriale della compagine biancoverde. Poi il gol di De Vena di testa su un preciso cross dalla sinistra di Parisi che ha mandato invisibile gli oltre 5.000 tifosi irpini. Nel recupero della prima frazione, miracolo di Viscovio su Bernardotto e vantaggio salvo. Ripresa, pronti via, contropiede da manuale e raddoppio di Tribuzzi. Gara in cassaforte, l'Avellino la congela, Lanusei evanescente e incapace di reagire. Finisce nel tripudio dei supporters biancoverdi. Due lampi in una giornata uggiosa bastano e avanzano per portare i lupi in paradiso. Presidente, ce l'avete fatta, una gran bella soddisfazione, soprattutto per i tifosi dell'Avellino. Soprattutto per loro, grandissima squadra. Posso dirti una cosa, ci abbiamo sempre creduto, con questo gruppo fantastico doveva essere questo il risultato. E ora? E ora festeggiamo. Abbiamo coronato un sogno che questa città merita, noi ci abbiamo messo il cuore, siamo stati lontani dalle famiglie, abbiamo subito l'impossibile, ma questa è la vittoria della nostra squadra, della nostra città, del nostro direttore Carlo Musà. Anche oggi abbiamo dimostrato che non eravamo per questa categoria, adesso ce le godiamo questa festa e con le nostre famiglie, con tutta la società, perché abbiamo fatto veramente un grande lavoro.